a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Maggie. Oggi faremo un trucco di Halloween e spero di riuscire a dare perlomeno un'idea, perché non sono capace di disegnare e dovrò disegnare sulla mia faccia, quindi no. Però ci provo. E vi faccio vedere la mia idea di un trucco di Halloween. Prendo il fondotinta, lo metto sulla silico sponge. Adesso la prendo. Faccio vedere il fondotinta, inizio a mettere il fondotinta, prima lo inizio a mettere con la silicone e poi passo a questa qui normale, che è un po' macchiata, però fa niente. Bene. Inizio un po' a stenderla con questa. Vabbè, stendo il fondotinta e poi ritorno. Tinta messo, vado a mettere gli ultimi residui della cipria che è praticamente ucciso. E fino a quando non finisce utilizzerò questa, così. Allora, dopo aver messo la cipria, cioè il fondotinta e poi la cipria, andiamo a fare una cosa carina. Che iniziamo con gli occhi. Anzi, prima di mettere quello, voglio mettere una base bianca per cercare di intensificare il nero dopo. Lo devo un po' temperare. Dopo lo tempererò, perché si sente tutta la parte legnosa. Allora, vado a prendere il nero. Prendo questo, tanto qualcosa, qualche pezzettino, sì. Come al solito, praticamente ho ucciso questo colore, però fa niente. Allora, iniziamo. Vado a mettere il nero con l'ombretto. Pratico l'ombretto l'abbiamo messo. Fa niente che non è perfetto tanto. Allora poi metto la matita un attimo dentro. Con il rosa, così non si noterà tanto, vado a fare un attimo un ragnetto qui. E dopo lo andrò praticamente a ricalcare, però dopo. Vado a chiudere questo. Inizio praticamente a fare le ragnatele. Non mi sono macchiata per no. Non mi sono macchiata. Vado a fare un attimo delle ragnatele. Non ci fate caso, ma sto leggermente raffreddata, però è allergia più che altro.
però diciamo che sono raffreddata perché ando allergica. Allora, credo di utilizzare voi, però a fianco qui ho lo specchio. Come al solito. Ecco, ho fatto cadere una cosa. Beh, tanto non serviva. Allora, non so. Vabbè, provo a utilizzare voi, vai. Andiamo a fare la ragnatela. O meno così. Andiamo a fare la stessa cosa, però questa volta utilizzo lo specchio. Molto più o meno. Molto più o meno ci siamo. Forse sono uscite meglio di qua dove ho utilizzato voi, non lo so. Vabbè, intanto si è anche tolta la punta alla matita. Beh, non abbiamo finito. Ne prendo un'altra, tanto mi serve una matita nera. E per mia fortuna ne ho tante in questo momento. Vado a fare. Praticamente crea un otto. Praticamente crea un otto, come ho detto. Adesso andiamo a fare anche le zampette. Sto utilizzando lo specchio perché non. Cioè, troppo piccolo, veramente troppo piccolo lì. Gliel'ho fatto un po' male. Deve essere un po' più a punta, tipo così. Tre. Ne manca una. Vado a fare un attimo la punta anche qui perché. O cerco un attimo una matita con la punta. Allora, l'ho un attimo rifatto perché nel cancellare le linee siamo fatto brutto. Allora, ci riproviamo. E abbiamo fatto il ragno. Ora andiamo a collegare. Dammi tanto di matita. Vado a collegare il ragno con un filo. Dovrebbe uscire leggermente più sotto. Oltre al ragnetto che abbiamo sistemato, non abbiamo finito perché prendiamo una matita nera, andiamo a fare il contorno labbra. Che di solito non faccio mai. Poi andiamo a prendere il rossetto, andiamo giusto un po' a mettere, che è in mezzo. Non l'ho messo dappertutto perché adesso prendiamo un attimo un pennello qualsiasi in questo momento. E utilizzo questo proprio perché già ci stava il nero di prima. Andiamo un po' a sfumare. Perciò dico un pennello qualsiasi tanto. Comunque dopo alla fine vanno lavati. Però perché c'era già del nero. Andiamo a sfumare un po' la matita.
una volta che spumo la matita e vediamo che ci sono questi buchi, andiamo a rimettere il rossetto. Ecco, il mio trucco da strega è finito. Cioè, vi volevo far vedere tutto quanto il trucco, spero di esserci riuscita. Forse andava messo un altro di nero qui, vabbè. E in pratica questo è il trucco da strega. E il ragno che non mi voleva uscire invece mi è uscito abbastanza decente, soprattutto le zampette. E niente, io vi aspetto al prossimo video tutorial di trucchi da Halloween. E niente, perché proprio Halloween? Perché di solito uno inizia a dire, vabbè, ma è Halloween, è il mio compleanno, quindi mi divertirò a fare qualche trucco da Halloween. Ciao! Allora, vi chiedo scusa se questa parte la sto registrando praticamente non truccata come stavo nel video e anche parecchi giorni dopo, per il semplice motivo che io volevo dire due cose. La prima è che di andare a seguire e iscrivervi al canale della personcina che vi lascio qui sotto in descrizione, che quando ho sentito la sua voce ho detto, cavolo, è uguale a Mondo Marcio, e quindi andate ad ascoltare, ci sta una canzone per il momento, piano piano si metterà anche lui a registrare canzoni e quant'altro, ed è veramente bravissimo, io lo vedo dal vivo. Stavo dicendo, io l'ho ascoltato dal vivo ed è veramente bravissimo. Se riesco nel primo vlog utile, appena riesco a vloggare, ve lo porto sul canale, perché ci sto facendo praticamente un corso con questa persona. E poi volevo dire un'altra cosina che riguarda sempre il video. Dopo neanche 5 minuti che avevo iniziato il video, cioè stavo facendo le parti qui sopra, quelle della ragnatela, ecco, è entrato mio fratello in camera e praticamente si è spaventato, quindi funziona, veramente funziona tantissimo. E semplicemente questo vi volevo dire, spero che questo video vi sia piaciuto, passate sul link che sta qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!